chiama Rio Ario ed è la mostra che al Museo Internazionale Biblioteca della Musica di Bologna dal 22 novembre al 9 febbraio 2025 racconterà le influenze visive ed artistiche di Luca Carboni, 40 anni di successi dopo la prima pubblicazione dell'album Dustin Hoffman Non sbaglia mai, datato 1984. L'esposizione, curata da Luca Beatrice, critico e curatore d'arte contemporanea, rappresenta la sinergia tra musica ed arte visiva. Si sviscererà in 4 stanze ed includerà circa 50 opere pittoriche realizzate dall'artista Carboni. Si tratta di quadri, oggetti, copertine di dischi e testi inediti, oltre ad appunti e ricordi che andranno a riannodare il filo della vita artistica di Luca Carboni. Novità della esposizione: una sala dedicata al sound design, ricca di canzoni, inediti e registrazioni audio rubate dallo studio di Luca Carboni. La mostra sarà accompagnata da un ciclo di incontri pubblici denominati sempre Rio a Rio, in cui Carboni si confronterà con artisti e compagni di viaggio in 3 appuntamenti. Il primo incontro è previsto il 28 novembre e sarà seguito da altri 2 momenti il 19 dicembre ed il 30 gennaio 2025. Del disegno che mi sconvolse, mi illuminò, mi diede questa voglia di approfondirlo, di portarlo avanti. Quindi quello che vedremo in questa mostra parte esattamente da quelle prime tavole fatte per illustrare lo storyboard del mio primo video nel 1984 e arriva fino agli ultimi realizzazioni pittoriche, quasi scultoriche, delle cattedrali di questi ultimi giorni. Quindi è tutto un viaggio parallelo al mondo della musica che a volte si è intrecciato con le canzoni, perché alcuni miei disegni sono diventati copertina dei dischi o perché ho fatto nel 2004 un libretto in cui raccontavo la mia passione per il disegno e la pittura. Cioè, ci sono stati momenti in cui l'ho svelato, ma in realtà tutto il grosso di questo percorso è qua, per la prima volta inedito. Anche un'esperienza nuova, quella prima del disegno, poi della pittura, però in questa mostra non c'è poi solo questo, c'è anche la voglia di raccontare un po' quello che c'era dietro le canzoni, i testi, i provini, i fogli sparsi, gli appunti, le malacopie. Anche quindi non solo si vede l'aspetto del mio immaginario, dell'immagine come la sento io, ma anche c'è il racconto di quello che c'è un po' dietro le quinte, di una storia musicale, di un disco, di una canzone. Insomma, è una mostra un po' sperimentale, perché in realtà è una roba che non c'è, non segue un filone, è un insieme di cose che speriamo che possa comunicare.